Si conclude tra oggi e domani, sabato e domenica, la prima edizione dell'Utopia Fest ad Agrigento, il Festival dell'Arte Pubblica. Ascoltiamo il sindaco Calogero Firetto e il direttore artistico Andrea Tripaldi. Utopia Fest, iniziativa voluta dall'organizzazione Utopia con il patrocinio, ma soprattutto con la sponda organizzativa del Comune di Agrigento. È un progetto che è nato oltre un anno e mezzo fa e che in qualche modo costituisce il prologo di Agrigento 2020, 2600 anni di fondazione della città. È una sorta di legame, di congiunzione con una iniziativa forte e strutturata che avrà luogo in Agrigento 2020, cioè l'iniziativa sul Festival del Paesaggio, che Agrigento e per Agrigento costituisce un elemento centrale. Agrigento che ha dato di sé un messaggio deviato nel tempo e che invece vince il premio del paesaggio nel 2017, cioè cambia la narrazione di sé. All'inizio del 2020 questo grande messaggio viene colto da Utopia Fest, che sta in questi giorni accendendo la città con l'iniziativa di tanti ragazzi provenienti da diverse parti d'Italia e che in qualche modo costituiscono, danno segni di recupero di bellezza. Siamo alla quarta giornata di Utopia Fest. Ormai tutti gli artisti stanno completando le loro opere e land artist, scultori, writer stanno consegnando a tutta la cittadinanza le loro magnifiche opere che sono di dominio pubblico da oggi. Questa sera continueremo con il concerto degli Aquiloni sul sagrato della cattedrale alle 19.30. Ci sposteremo poi in piazza Sinatra e piazzetta Belvedere per assistere a questa performance di Ipertolli, dove proietteremo su uno dei tolli, uno dei palazzoni brutti, possiamo dirlo così, della città attraverso delle installazioni artistiche, quindi renderemo ancora più partecipata questa animazione, questa performance. Ritorneremo nuovamente in piazza della Cattedrale, dove ci sarà il DJ set e i percorsi enogastronomici. Vi aspettiamo per questa penultima giornata del festival. Noi siamo dei residenti.